Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi temi dell'edizione di oggi, venerdì 30 dicembre. Ingressi in Italia dalla Cina, tampone Covid obbligatorio. Turisti italiani in India, allerta dell'ambasciata contro le truffe. Italiani a Mannheim, possibilità di richiedere il passaporto al consolato onorario. Digital May Online, il nuovo sito del Museo dell'Emigrazione Italiana. Nuova ordinanza del Ministero della Salute italiano per l'identificazione e il contenimento di possibili varianti del Covid-19. Fino al 31 gennaio tutti i soggetti in ingresso dalla Cina dovranno sottoporsi a tampone antigenico obbligatorio con relativo sequenziamento del virus. La misura, ha spiegato il ministro Orazio Schillaci, si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l'individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana. Ulteriori informazioni sono disponibili nel focus ingresso in Italia dei viaggiatori provenienti dalla Cina, presente sul sito della Farnesina www.esteri.it. Avviso ai turisti italiani in India. A lanciarlo l'ambasciata d'Italia a New Delhi. Si verificano molto di frequente truffe ai danni di turisti, spiega la missione diplomatica, i quali, pur avendo prenotato un albergo, vengono fuorviati dai tassisti che li inducono a credere che l'hotel prescelto è al completo o che la città dove sono atterrati non è sicura, a causa di disordini o recenti restrizioni per il Covid-19. In questo modo, aggiunge l'ambasciata, i viaggiatori vengono dirottati verso falsi uffici informazioni governativi che si rivelano essere in realtà agenzie di viaggio private in cui vengono organizzati in modo fraudolento viaggi alternativi in varie zone del paese a costi esosi. Maggiori informazioni sono consultabili sul sito ambnewdelhi.esteri.it. I connazionali residenti nella circoscrizione del Consolato Onorario d'Italia a Mannheim potranno richiedere e rilasciare il passaporto e far rilevare i propri dati biometrici presso il Consolato Onorario dietro appuntamento. Lo segnala il Consolato Generale d'Italia a Stoccarda, spiegando che la sede onoraria a Mannheim provvederà a raccogliere la richiesta e la necessaria documentazione e a rilevare le impronte digitali per il successivo invio a Stoccarda. Al termine della procedura, il Consolato Generale spedirà il passaporto alla residenza del richiedente. Si sottolinea la precisazione che è necessario essere iscritti all'AIRE quali residenti nella circoscrizione del Consolato Onorario d'Italia a Mannheim e che il Consolato Onorario non è competente per questa iscrizione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della sede a Stoccarda con stoccarda.esteri.it. Ultima notizia è online il nuovo sito del MEI, Museo dell'Emigrazione Italiana, con sede a Genova. Il progetto, realizzato da Liguria Digitale, si chiama Digital MEI e rientra nel più ampio programma di digitalizzazione dei musei genovesi. Il sito in questione è raggiungibile su www.museomei.it. Come detto, questa era l'ultima notizia, si conclude qui questa edizione di Italia chiama Italia, grazie per l'ascolto, buon proseguimento di giornata. Italia chiama Italia, notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.